Oggi vi voglio porre una domanda e spero che nei commenti ci siano tante risposte per capire un po' se questo fenomeno, che da qualche anno sia ormai è diventato quasi di uso comune, se realmente può fare la differenza sia per i viaggiatori sia per i proprietari di camper. E la domanda è: voi il vostro camper lo prestereste? Cioè, al di là del fatto che uno può prestare il camper al familiare o all'amico per necessità varie, ma affidare il vostro mezzo ad una persona estranea, sareste in grado? Vi fidereste? A questa domanda spero che ci siano tante risposte. Vediamoci il video. Camperisti, buongiorno, buongiorno a tutti. Come andiamo? Io abbastanza bene. Partiamo. Come al solito, volevo ringraziare gli iscritti per le visualizzazioni, per i commenti, dare il benvenuto ai nuovi iscritti. Spero che il canale vi possa aiutare con il vostro bel mezzo e partiamo subito. Come avete visto, vi ho posto una domanda subito all'inizio del video. Voi affidereste il vostro mezzo ad un estraneo? E questa domanda perché? Perché in questi ultimi anni, più che altro nell'ultimo anno, anche anno e mezzo, diciamo da quando è partita la follia per il camper, si sta sempre più allargando il noleggio. Ovviamente del noleggio ci sono 10.000 video che ne parlano e insomma non vi dico niente di nuovo. Chiunque vuole iniziare l'esperienza del camper, in linea di massima parte sempre da quella del noleggiarlo. E come ben sapete, se uno si rivolge presso delle agenzie specifiche in merito a questo servizio, i costi sono altissimi. Si parla all'incirca, io ho fatto una simulazione in base al periodo ovviamente, ma si può tranquillamente partire per una settimana da un migliaio d'euro fino ad arrivare anche a 3.000 euro. Capite bene che il costo da sostenere per il noleggio all'inizio è un costo importante. Ora però, come vi dicevo, da qualche anno si sta sempre più allargando quella che è il noleggio tra privati. Ci sono diverse piattaforme che fanno questo tipo di servizio. In breve, che cos'è? Il proprietario di un camper dà a noleggio il proprio camper per determinati periodi ad un costo sicuramente inferiore rispetto a quello che ha un'agenzia che si occupa di questo, ma ovviamente ci sono i pro e i contro, nel senso che di solito le agenzie ti affidano mezzi medio recenti, quindi mezzi che hanno 2-3 anni. Magari invece un privato affida il proprio mezzo, che magari può avere anche 10-15 anni. Il mezzo affidato da parte di un'agenzia è comunque un mezzo che è sempre sotto controllo, che ha una manutenzione regolare. Il mezzo invece affidato da un privato può avere una manutenzione regolare, ma certamente non quella fatta da un'agenzia, in linea di massima. Quindi, al di là di questi pro e contro, diciamo, l'ago della bilancia lo fa il prezzo, perché capite bene che se per 2 settimane, di luglio ipotizziamo, devo spendere 2.500 euro per il noleggio di un camper tramite agenzia, se io noleggio tramite un privato, il costo comunque si può anche dimezzare. Ed in particolar modo volevo farvi vedere e analizzare insieme quella che è una delle piattaforme più conosciute attualmente in Italia e fa tantissima pubblicità sia sul web che in televisione. Vi volevo parlare di Gobony. Prima di entrare più nel dettaglio, vi volevo far vedere proprio come Gobony guardando dal cellulare. Cioè, se io sono a casa sul divano spaparanzato e voglio iniziare a guardare per le vacanze, vi faccio vedere un po' il sito di Gobony, come è fatto, come è composto, e poi andremo ad analizzare un po' più del dettaglio. Allora, questo è il sito di Gobony visto dal cellulare. È un sito molto molto semplice, devo dire la verità, fatto molto molto bene. Allora, innanzitutto partiamo, c'è un menu in alto a destra dove possiamo iscrivere il nostro camper, possiamo registrarci, c'è la home e c'è un po' la descrizione di come funziona Gobony, ma insomma sono notizie che ovviamente vanno lette nel momento in cui noi ci approcciamo per la prima volta a questa tipologia di noleggio. Nella prima menu abbiamo la possibilità di selezionare la nazione di noleggio del camper. Insomma, e anche questo è un vantaggio perché possiamo direttamente andare sul luogo dove possiamo noleggiare il nostro camper. Nel secondo menu abbiamo la possibilità di selezionare
le date di noleggio. Anche questo ulteriormente ci fa che cosa? Ci fa scremare un po' quelle che sono le possibilità date dai noleggiatori, o meglio, ognuno di noi può dare la disponibilità del nostro camper in base a dei giorni ben precisi o a delle settimane ben precise, e questo fa sì che ci permette di scremare quelle che sono i camper disponibili oppure no in base alle date. Qui abbiamo la possibilità di selezionare quelle che sono i posti letto necessari per il nostro viaggio. In questo caso ho messo una postiletto in base a 4. Ok, partiamo con la ricerca. Ora si aprirà la nostra ricerca ed eccoci qua. Insomma, è anche abbastanza veloce. Quindi i nostri filtri erano in base ai posti letto e in base alle date. Qui abbiamo subito di primo impatto un'immagine del mezzo di massima, con che cosa? Il prezzo totale di noleggio in base alle date che noi abbiamo selezionato, il costo giornaliero del mezzo. Abbiamo che cosa? Una breve descrizione del mezzo, in questo caso il nome, ma può essere anche la tipologia del veicolo, il totale posti letto e anche il luogo dove possiamo noleggiare il nostro camper. In questo caso è Quarto Sant'Elena. Ops, ho cliccato troppo rapidamente. Se apriamo l'annuncio, ora sta caricando. Ecco, bene, siamo entrati direttamente nell'annuncio. Abbiamo, in questo caso non abbiamo recensioni, abbiamo un po' una descrizione breve del mezzo, abbiamo la marca, la tipologia che è più adatta al mezzo, l'anno di immatricolazione e una breve descrizione del mezzo. Ora torniamo indietro e vedete la cosa che mi è piaciuta molto di questo sito, qual è? Che noi abbiamo subito delle notizie senza dover aprire per forza l'annuncio, perché noi abbiamo all'inizio il costo totale e il costo giornaliero. Già questo ci può far ulteriormente scremare quella che è la nostra ricerca, ma vi dirò di più: abbiamo la possibilità di, in questo caso, prezzo di raggruppare gli annunci in base a prezzo più basso o prezzo più alto. Ed eccoci qua. Qui quindi noi possiamo ulteriormente andare a decidere che cosa vogliamo noleggiare. In questo caso, come vi dicevo, ci sono anche le recensioni, e anche in base alle recensioni, noi possiamo ulteriormente decidere che camper scegliere, appunto, in base a quelle che sono i feedback lasciati da altri noleggiatori. Quindi devo dire la verità, scusate, da altri viaggiatori. Quindi devo dire la verità, oltre che essere un sito di noleggio, è proprio una vera community. E proprio perché abbiamo dei feedback da chi ha già noleggiato il mezzo, e possiamo anche in base a quelli decidere se questo mezzo fa per alle nostre necessità oppure no. Quindi devo dire la verità, complimenti, davvero proprio un bel sito. Se vogliamo ulteriormente scremare la ricerca, abbiamo degli ulteriori filtri, sempre in questo modo qui, e possiamo ulteriormente scremare la ricerca in base ai posti letto, in base alla tipologia del veicolo, ma addirittura vi dirò di più, in base anche all'anno di immatricolazione del mezzo, perché magari noi vogliamo dei mezzi recenti, in base agli accessori presenti nella cellula abitativa, nella cabina e varia. Ora ovviamente c'è anche la tipologia di combustibile, ma insomma sinceramente questo poteva anche addirittura la trasmissione, se vogliamo un mezzo automatico, semiautomatico o manuale. Insomma, devo dire la verità, un sito fatto molto bene, molto semplice, e complimenti, davvero complimenti. Quindi avete visto, il sito è molto semplice, ha pochissime cose da capire, insomma, è semplicissimo da utilizzare, ha una discreta offerta, ovviamente va in base al periodo. Cosa dire? Entrando più nel dettaglio, in definitiva, che cos'è? Gobon è semplicemente una piattaforma di camper sharing, o meglio, di condivisione del camper, quindi capite che mette in contatto il proprietario del camper con il viaggiatore. La cosa importante è che fa la differenza un po' rispetto a quello che poteva essere magari l'annuncio messo su subito.it o sul gazzettino locale io noleggio il mio camper, è che comunque dietro c'è una struttura che dà innanzitutto un'assicurazione, e insomma non è roba da poco, che comunque garantisce la presenza di feedback, cioè noi una volta noleggiato, come vi facevo vedere, il camper, possiamo lasciare dei feedback, e lo può lasciare sia il proprietario del camper e sia colui che lo noleggia. Quindi anche lì noi abbiamo un riscontro da parte degli utilizzatori, e in base a quello possiamo decidere di noleggiare quel camper o un altro camper. Quindi anche questo è comunque un vantaggio, perché in base a quello noi possiamo
capire se realmente poi quel camper fa bene per le nostre necessità o piuttosto possiamo dirigerci verso un altro. Un'altra cosa importante che molto spesso non avveniva, per esempio, come vi dicevo negli annunci su Subito, che i pagamenti sono tracciati, quindi non si possono fare i furbi, il pagamento è tracciato e nell'eventualità ci fossero problematiche per quanto riguarda i pagamenti con chi dà il camper o con chi riceve il camper, comunque c'è una traccia di questi pagamenti e nessuno può fare il furbo. Cosa non da poco. Ora ho preso degli appunti e quindi mi leggo qualcosina perché non vorrei magari tralasciare qualcosa. Ovviamente l'assicurazione offerta da Goboni non copre furto e incendio, perché comunque garantisce solo quelli che sono i danni. Tenete bene in considerazione che il viaggiatore ha una franchigia di 1000 euro. Ovviamente tutti sappiamo che chi ha un camper con 1000 euro ci puoi cambiare forse una finestra e poco altro, quindi se qualcuno fa il danno col camper ha una franchigia di 1000 euro e poi tutto il resto interviene l'assicurazione, quindi anche chi noleggia il camper deve essere a conoscenza di questo, cioè capire che se fa il danno sì c'è l'assicurazione, ma comunque 1000 euro li devi tirare sopra, devi tirare fuori, quindi è molto importante anche questo da capire. E cosa al di là dell'aspetto chiamiamolo deontologico, magari utilizzo un vocabolo un pochino troppo importante, o meglio, al di là dell'aspetto morale dell'affidare il proprio mezzo, quale il camper, ad una persona estranea, le necessità che vengono dietro a questa scelta, quali possono essere? Innanzitutto, possiamo immaginare che chi ha un camper ha comunque delle spese da sostenere. E come fa a sostenere queste spese? Magari noleggiando il proprio mezzo per brevissimi periodi, 2, 3, 4 settimane all'anno, in modo tale da poter racimolare, ipotizzo, 1000-2000 euro, e quei 1000-2000 euro possono essere fonte di sostentamento per il camper, per esempio le gomme, piuttosto che l'assicurazione, la piccola manutenzione. Quindi chi comunque ha necessità di questo tipo di servizio lo fa tranquillamente perché comunque gli dà il sostentamento per il camper. Possiamo immaginare che chi dà il proprio camper è una persona che comunque magari ha comprato il camper, ha fatto i conti male e magari il noleggiare il camper quel mesetto all'anno gli permette comunque di pagare la rata piuttosto che, come vi dicevo, di fare manutenzione. Possiamo immaginare che chi noleggia il proprio camper è quello il quale che magari ha deciso il prossimo anno di darlo via e quindi dice: sai cosa faccio? Cerco di recuperare un po' di soldi nell'ultimo anno in modo tale che magari nella trattativa dell'acquisto del nuovo camper o del camper usato, se perdo qualche cosa, l'ho recuperata nell'anno di noleggio. È vero è che comunque affidare il proprio mezzo ad un estraneo deve avere sempre comunque un rovescio della medaglia, cioè noi affidiamo il proprio mezzo, è vero sì che c'è un'assicurazione dietro, però è anche vero che magari ci possono essere dei danni che si presentano nel futuro proprio dovuti all'utilizzo di questo camper per il noleggio, quindi né io sinceramente affidare in mezzo a degli sconosciuti, pur avendo comunque delle garanzie da parte di una struttura come quella di Coboni, insomma un po' mi scoccia. È vero è che magari i soldi che io riesco a recuperare da questo noleggio mi possono aiutare sì nel sostentamento del camper, però è anche vero che se il mio camper, che di solito fa 5.000 km l'anno, se io lo noleggio me ne fa 10.000, capite bene che quei 5.000, insomma, comunque ce li rimetto di manutenzione extra che magari non avrei dovuto fare. Quindi bisogna un po' capire cosa realmente noi vogliamo fare nel nostro camper, se vogliamo vivere il nostro camper come il mezzo ricreativo e per godercelo con la nostra famiglia, o se lo vogliamo far diventare un mezzo per lucrarci. Con tutto il rispetto per chi lo fa, ci mancherebbe altro, però bisogna capire anche un po' noi che cosa vogliamo fare. E magari giustamente qualcuno le spese aumentano, le necessità familiari aumentano e magari noleggiare il camper per 3-4 settimane all'anno non crea grossi problemi e ti fa racimolare qualcosa per poter continuare ad utilizzare il mezzo. Cos'altro? Io, come vi dicevo, spero che nei commenti ci siano le risposte alla domanda dell'inizio, quindi se voi tranquillamente affidereste il vostro camper ad un estraneo, perché poi si sta parlando di quello, e cos'altro? Io vi invito ad iscrivervi al canale, sperando insomma che questo canale possa aiutarvi a mantenere il vostro camper sempre in funzione e che vi possa dare notizie nell'ambito camper e non. E ragazzi, io vi auguro buona giornata e buon lavoro a tutti. Ciao!